Sono le 19.13, bentornati in diretta, un saluto da parte di Federico Marconi e ben ritrovati soprattutto in questa nuova puntata dell'Atle Talk. Assieme a me per questa nuova puntata, Martina Procaccini me la ricordavo diversa, bisogna dirla chiaramente questa cosa. Infatti io inviterei la regia, il buon Mattia che tutto sa, tutto vede e tutto tocca e non vogliamo sapere altro, a presentare quelli che saranno i portatori con un certo delay e soprattutto raddoppio, perché va a sottolineare quella che è l'importanza. No dai, andiamo a presentare Giulio Gezzi, il boss, tanto per cominciare, e soprattutto Simone Ferraris, che è già stato qui, nostro ospite, prima di Italia Galles, ne abbiamo parlato. Abbiamo parlato di lui, insomma, della sua carriera e poi soprattutto anche di europeo, lo faremo anche oggi. Quindi ben ritrovato Simone e buonasera, buonasera boss. Ciao Simone, ciao, sì, ciao Simone. Ciao Simone, guardi me. Ma ciao Federico. Eh no, perché stavo guardando te, perché insomma da questa prospettiva è siamo più bello me, eh. E devo dire sì, queste luci che ti... Posso dire una cosa? Secondo me il mini autismo che hai... Che ho dimostrato. Esatto, in questo momento è dovuto alla postazione, perché lì di solito c'è Martina Procaccini, quindi dobbiamo dirlo con grande chiarezza. Martina un pochino soffre, ma le vogliamo bene, la rispettiamo anche per questo. La rispettiamo, le vogliamo bene, un saluto anche da lontano. Questa poltrona devo dire che scotta però, sì, bisogna adattarci, sì. Simone, comunque, intanto bentornato, grazie per essere stato qua con noi l'altra volta. Ma per essere tornato. E stasera ci dovrai spiegare un po' di cose, perché Fede, la questione è questa: noi settimana scorsa avevamo fatto noi, io me ne tiro fuori. Devi, partiamo giusto da questo. Io me ne tiro fuori. E voi avevate fatto, ecco, dei pronostici. Andiamo a ricordare quello che è successo. Sostanzialmente abbiamo avuto ospite il buon Davide Bomber, anzi 80 Ber, che sta per 90, bomber. 90, ma io per me 80, 90 è troppo, 90 è troppo. Gli, togli, 80, gli togli. Esattamente, no, comunque il Bomber che salutiamo e che tra l'altro ci tornerà a trovare per soffrire, visto che ha sbagliato il pronostico, e glielo ricorderemo con grande entusiasmo. Però comunque sia, abbiamo per l'appunto fatto con l'ausilio del sito sostanzialmente di Euro 2020 i pronostici della fase ad eliminazione diretta, partendo dagli ottavi di finale, andando avanti per i quarti, la semifinale e la finale. Ovviamente dei responsi 7 giorni dopo ci sono e come, nel senso che ci sono state delle sorprese, sì e no. Danimarca che passeggia sul Galles è uno dei risultati più normali, come l'Italia che elimina l'Austria però poi soffrendo, e con Simone ne parleremo perché secondo Davide la settimana scorsa sarebbe stato un match semplice. Avevamo invece analizzato, e torno a ripetere, lo faremo con un grande esperto come Simone Ferraris tra pochissimo, la difficoltà di quella partita, perché poi Italia-Austria è praticamente il primo, anzi il secondo in ordine cronologico, ottavo di finale che si gioca. Ce ne sono degli altri che ti dimostrano che le big sono andate in difficoltà, l'Italia praticamente è stata l'unica a superarle queste difficoltà. Francia fuori, Germania fuori, Olanda fuori. Simone, ti aspettavi tutti questi risultati sorprendenti, o comunque va bene la sofferenza, ma poi la Francia doveva andare ai quarti di finale, l'Olanda anche, e magari perché no la Germania passeggiare sull'Inghilterra, qualcuno diceva. Allora guarda, io ti dirò la verità, magari non mi crederai, però diciamo posso portare le prove scritte. Io mi ero confrontato con degli amici, io non amo scommettere, quindi a livello proprio di scommesse con soldi, però ho scommesso con amici, quindi pur parlette, diciamo, e in realtà ti dico che io ho predetto tutte esattamente le squadre che si sono qualificate. Benissimo. Con la stessa onestà ti dico che non mi aspettavo che passasse con così tanta facilità la Spagna sulla Croazia, sono sincero. Quella poi mi ha un po' stupito. Facilità a un certo invece... punto. Beh, comunque risultato largo. Risultato largo, il primo gol, la partita si sblocca per un errore, vabbè, imprevedibile del portiere. E comunque secondo me il pallino del gioco la tiene sempre tenuto la Spagna, ha avuto mille azioni, quindi non mi aspettavo una Spagna così. Vedendo il girone di qualificazione non me l'aspettavo così. Beh, forse c'aveva da farsi probabile, magari ha avuto uno scatto anche d'orgoglio, magari le critiche nel loro paese sono arrivate all'orecchio dei giocatori e dello staff, non lo so. Comunque quello mi ha stupito. Le altre squadre, le altre partite, non perché io sia Nostradamus, però un po' perché me lo sentivo così a pelle, un po' per varie valutazioni che avevo fatto. No, non mi ha stupito che l'Inghilterra abbia battuto la Germania, non mi ha stupito che l'Olanda sia stata eliminata dalla Repubblica Ceca, non mi ha stupito la qualificazione della Danimarca, né tantomeno la qualificazione dell'Italia, che tra l'altro io mi aspettavo
potesse essere insomma non semplice e quindi anche sofferta come vittoria, perché comunque l'Austria sappiamo le caratteristiche che ha, poi, insomma, se dopo ne vorrei parlare ne parleremo volentieri. Assolutamente. E quindi no, se mi chiedi se mi aspettavo, sì, assolutamente sì, mi aspettavo questi quarti di finale. Partiamo dall'Italia a questo punto, andiamo subito a focalizzarci lì, sempre se il boss vuole. Possiamo, boss? Ma certo. Perché ma io chiedo a lei, vada, non vada, si vada. Sa mai. Ok, vada, vada. Ok, perfetto. E la mia domanda è secca, ti aspettavi più una sofferenza da un punto di vista tattico, come poi effettivamente è stato, o mentale? E magari c'è anche quello, perché poi è stato analizzato nelle ore precedenti alla partita che va bene, l'Italia nel girone ha passeggiato praticamente su tutte le avversarie, che poi erano rispettabilissime, lo si è detto da chi qualche analisi prima di dare aria alla bocca la fa anche prima dell'europeo, vedi Svizzera-Francia per esempio, ma in generale un tema che era stato toccato era: un conto è la partita del girone, che siano qualificazioni al mondiale, qualificazioni all'europeo, Nation League e fase a gironi è un conto, poi c'è il dentro fuori. E l'ultimo dentro fuori dell'Italia era stato Euro 2016, Italia-Germania, fuori ai calci di rigore. Questi giocatori non avevano l'esperienza per affrontare quell'ottavo di finale di conseguenza. E da un punto di vista mentale, oltre che tattico, secondo te la sofferenza si è avvertita o la tieni? No, io penso che la sofferenza mentale no, perché è vero quello che dici te, magari manca l'esperienza, cose che magari possono avere altri giocatori di altre nazionali in questo momento, ma proprio perché ci stanno a volte anche il rovescio della medaglia, no? Nel senso, giocatori giovani, ok, non hanno esperienza, ma io ti faccio una controdomanda: secondo te quanta voglia hanno? Cioè, quanta voglia hanno di far bene? Quanta voglia hanno di poter far bene e mettersi in mostra in una competizione così importante che gli capita e non sanno se magari un domani gli potrà ricapitare? E quindi già lì, secondo me, è un motivo magari che ti porta a dare tutto. Secondo me abbiamo più che altro sofferto tatticamente, ma non perché loro siano una squadra che fa chissà quale gioco, perché hanno preparato bene la partita, nel senso, era una partita prevedibile da quel punto di vista, dove un'Austria che si mette in 10 giocatori dentro la metà campo e non permette il gioco e magari fa più comodo all'Italia, quindi, come diciamo l'altra volta quando sono venuto pure ospite, sulle fasce, con ampi spazi, lasciando molto gioco magari a giocatori di fantasia come Insigne. L'hanno preparata bene, il mister l'ha preparata bene. E poi hanno giocato anche a viso aperto successivamente. Sì, sì, cioè, ma loro hanno anche una fisicità che comunque gli permette anche di metterti in difficoltà se vogliono. Quindi nel momento in cui magari tu ti distrai un attimo, loro la fanno valere la fisicità. Ma secondo te quindi per quanto riguarda l'Italia, Italia-Austria, è più una pecca tattica, quindi preparazione da parte di Mancini, o i ragazzi in campo? Merito, a tutto merito dell'Austria. Secondo me sì. Secondo me sì, perché d'altronde quando trovi queste squadre che si chiudono c'è poco da poterti inventare. Tu comunque hai il tuo gioco, magari a seconda delle partite lo puoi preparare in maniera leggermente, cioè non puoi passare da un tipo di gioco a totalmente un altro, anche perché i giocatori insomma sono quelli, hanno quelle caratteristiche, è un tipo di gioco che magari tu provi per mesi, poi sappiamo bene insomma un conto è il club e un conto è la nazionale, il mister non ha a disposizione i giocatori tutti i giorni durante tutto l'anno, quindi ovviamente tante cose poi sono anche limitate. Secondo me l'Austria ha preparato bene la partita, l'Italia ha fatto il suo, perché ha fatto il suo, e l'importante è che riuscì a strappare la vittoria, quella era l'importante. Fondamentale, perché adesso ci sarà un quarto di finale e ci colleghiamo a un altro ottavo che ci porta ad affrontare un Belgio che ha mandato a casa i campioni in carica del Portogallo, meritatamente? Allora, se devo darti una risposta diciamo generica, generale sulla potenzialità del Belgio, ti dico sì, perché come avevo detto anche l'altra volta, il Belgio è una squadra che a me piace molto come gioca, la rosa che ha. Se mi chiedi nello specifico la partita col Portogallo, beh, diciamo che soprattutto nel secondo tempo Portogallo avrebbe meritato qualcosa in più. Io magari l'avrei fatta finire ai supplementari se non ai rigori, vedendo la partita in sé per sé, i 90 minuti a cui abbiamo assistito tra Belgio e Portogallo. Non era scontata la sconfitta del Portogallo, perché ripeto, comunque il suo tempo è venuto fuori, ha avuto le sue occasioni. Secondo me poteva fare sicuramente meglio là davanti. Diciamo che forse i palloni decisivi non sono capitati sui piedi giusti, quindi non su quelli del capitano del Portogallo, ma sui suoi compagni, non che siano scherzi, però insomma diciamo che
una punta di diamante esatto, quindi secondo me bastava che uno di quei palloni capitasse sui piedi di Ronaldo, forse la palla entrava. Detto ciò, vediamo, cioè, da una parte mi ha fatto piacere vedere un Belgio sottotono, perché potrebbe essere di buon auspicio magari per l'Italia. Oltre al fatto che ha perso due giocatori, che sono poi due protagonisti, uno è Eden Hazard, l'altro è Kevin De Bruyne, che sembra stare meno peggio. Questo meno peggio non significa che sia al 100% per domani sera. Quindi da questo punto di vista ha parlato anche Conte, che il Belgio lo conosce, lo ha battuto a Euro 2016. Tra l'altro andremo un attimino anche a ricordare un po' di numeri di precedenti. L'Italia è messa meglio storicamente con il Belgio. È pur vero, Simone, che il Belgio storicamente non è l'Italia. Poi adesso è prima nel ranking FIFA, è una nazionale ricca di talenti, di grandi giocatori, di campioni. Lukaku contro il Portogallo, ingabbiato. Probabilmente anche lì la partita è stata preparata bene, nel senso, a quei livelli i giocatori tu li conosci, quindi se sai che una squadra, magari sì, è vero che di base il Belgio ha tanti buoni giocatori, però lì davanti il reparto lo fa Lukaku, è normale, mi metto nei panni dell'allenatore del Portogallo, devo fare qualcosa intanto per limitare o contrastare quello che è il primo pericolo. Poi se la squadra è brava a inventarsi un gol, così come è stato, perché alla fine è venuto dall'esterno il gol, quindi da un tiro da fuori, cioè un'altra situazione, ok, d'altronde non è che puoi mettere tutto, cioè è impossibile. E la palla è sempre esatto, tonda. Esatto, è proprio perché la palla è sempre tonda. Tra l'altro mi ricollego a quello che hai appena detto, che secondo me, insomma, io sono uno di quelli che pensa che le statistiche lasciano il tempo che trovano, nel senso che poi ogni partita a sé, cioè, soprattutto durante un ottavo di finale di un torneo come un europeo, no? Cioè, anche questo conta. Vero? Alla fine le occasioni, le situazioni, anche la casualità, quante volte ha girato. Però io delle statistiche ve le voglio dare, in particolar modo per il quarto di finale di domani, e riguarda i due allenatori, questa statistica che vi do. Perché Martinez e Mancini si sono affrontati svariate volte quando non sedevano in panchina delle nazionali, ma precedentemente quando il nostro CT era la guida delle Manchester City e invece il CT del Belgio guidava il Wigan in Premier League. Ha vinto una partita, tra l'altro, ed era la finale di FA Cup del 2013, e quello è l'unico successo di Martinez contro Mancini, però è un successo, insomma, di un certo livello, quindi in gara secca dimostra di potersela giocare. Poi ovviamente è un'altra storia domani sera, anche perché ci sono squadre diverse, però questo premierebbe Martinez da questo punto di vista, perché la squadra va a livellare leggermente di più rispetto al Wigan e al City. Sì, ci stanno anche delle analogie tra i due, ti dirò di più, che entrambi sono accostati da due ex giocatori validissimi, da due ex attaccanti, Mancini a Vialli, Martinez a Ri. Quindi comunque sono entrambi, in questo, siccome hai dato dei numeri, no? Uh-huh. Hai detto, si sono già incontrati come allenatori, all'epoca del Wigan l'ha avuto la meglio Martinez, ok, però adesso per esempio cambiano le cose, perché uno c'ha un secondo, esatto, cambiano le panchine, così come cambiano le rose, cioè adesso sono due nazionali in due club, cambiano anche, tra virgolette, lo staff che li accosta, nel senso che li aiuta. Quindi sicuramente io ti dico, a me piace molto Harry come tecnico, è uno che ha già presenziato il nazionale belga, poi ha avuto una piccola pausa, mi sembra, perché andò, non mi ricordo dove, però andò a fare questa esperienza in club e poi ha deciso di tornare adesso nel Belgio. Quindi è uno che sicuramente conosce bene la nazionale belga, è uno che ha tanta esperienza, insomma, a Rim, ragazzi, non ha bisogno di presentazioni, e è un attaccante forse tra i più forti, da almeno che io ricordo, degli ultimi 20 anni del calcio internazionale. Esatto, quindi sicuramente può dare la sua esperienza a disposizione degli attaccanti del Belgio. Non a caso, secondo me, il Belgio è una squadra molto offensiva. Assolutamente. E quindi tu immagini una squadra molto offensiva con giocatori con determinate caratteristiche, con determinate potenzialità offensive, allenate da un allenatore che è stato uno dei più grandi attaccanti. Stessa cosa l'Italia. Però mi soffermo, ecco, prima di arrivare, perché poi è logico farlo, all'attacco dell'Italia. Si parla benissimo dell'offensività del Belgio,
della storia, no? Di attaccanti. Poi però bisogna difendere. Con il Portogallo hanno concesso tanto, e il Portogallo, lo dicevamo, insomma, a parte Ronaldo davanti, non ha giocatori, esatto, quantomeno killer sotto porta. Esatto. L'Italia sì, è una squadra che segna di più. L'Italia potrebbe avere. Potrebbe avere. Vediamo un po' che succede, insomma. Sì, perché sì, sì, questo tema, diciamo che a parità di lato offensivo, io come difesa mi prendo quella italiana. Senza dubbio, senza dubbio. Anche perché, se non sbaglio, mi sa che tra l'altro torna Chiellini, o dico una cavolata? Guarda, leggevo sui giornali ieri, dovrebbe tornare, esatto, perché sta bene. Bisogna capire se partirà dal primo minuto, sarà una scelta di Mancini. Però già che tu ce l'hai in panchina, anche cambi, in tribuna. Anche i cambi sono stati, no, un elemento, sono un elemento per forza in un torneo come genere, assolutamente. È un elemento fondamentale da tenere in considerazione. Se poi analizziamo le partite dell'Inter in stagione, io l'unica volta che ricordo Lukaku in difficoltà è quando ha affrontato la Juventus con Chiellini in campo. L'unica. Perché per il resto Lukaku si è messo in tasca tutti i difensori del campionato. Beh, ha una fisicità difficile da marcare. È veramente difficile da marcare, perché tu considera che al di là di un giocatore tecnico, oddio, ovvio, non stiamo parlando di un trequartista dello stretto, però comunque un giocatore che oltre che essere grosso è anche tecnico, nel senso che tira col sinistro, col destro, si sa girare, sa far salire la squadra. Ti sto dicendo, quindi oltre che essere un giocatore tecnico che sotto porta è comunque letale, è un giocatore che tu immagini che sono 195 centimetri per 100 kg, che quando corre veramente è un treno, cioè non è facile fermarlo, no, no. Quella la problematica. Quindi, soprattutto a 35 anni a Chiellini? 36 credo, ma potrei sbagliare, forse qualcuno in più, adesso rimedio immediatamente. Però diciamo che noi abbiamo una difesa che fisicamente può contrastare, può sostenere. Sì. Infatti, anche... Perdonatemi se sono un fenomeno a 36 anni, ma va bene. GG, Federico Marconi. No, visto che volevo riallacciarmi al discorso, anche in ottica attaccanti da temere, se ricordi bene, il buon Bomber settimana scorsa diceva anche che appunto l'unico attaccante che l'Italia potrebbe temere, avrebbe potuto temere, era Benzema. Dell'Austria, dice? Della Francia parlava. Mbappé. Parlavamo della Francia, Mbappé. Non ne sono sicuro. E allora Benzema, che non potremmo a caso andare... ha segnato 4 gol in 4 partite giocate in questo europeo. Guarda caso. Numeri clamorosi. Però siccome abbiamo anche una Martina Procaccini selvatica, wild appear in chat di Twitch, io andrei a rivedere quei pronostici. Filmati. Che possiamo dici? Partire? Ma io partirei proprio da... Just for fun. Esatto, lo dicevamo, pronostico dell'Italia. Partiamo da lì, no? Partiamo da lì. E poi andiamo avanti. Insomma... Ma prego, abbiamo gli ottavi di finale, faccio un cenno alla regia che così andiamo in veste grafica. Partiamo dal Belgio, di cui parlavamo prima. Pronostico di Davide su Belgio-Portogallo. Ciao, la prediction. Io vado controcorrente, lo sai, in Portogallo. Perché controcorrente? Portogallo è campione in carica. Il Belgio... Io direi, avrei detto Belgio. Allora mi esprimo io? Vai. Portogallo. Vabbè, 2-1. Mamma mia, se passa il Belgio, veramente, guarda. Che poi tra l'altro il Belgio è favorito. Belgio è favorito. Però è proprio per quello che secondo me... C'è una differenza, quello che stavi anche dicendo prima, che comunque vada il Belgio potrebbe sottovalutare la situazione, cosa che non farà il Portogallo, perché appena sottovalutato mezza partita ha preso 4 gol. Quindi io non credo che il Portogallo sottovaluti nulla, mentre il Belgio... Non lo so, lo vedo proprio convinto. Allora, il Belgio è una squadra fortissima, che però è cresciuta sicuramente rispetto al passato. La partita contro la Danimarca te la sposta De Bruyne, che entra dalla panchina senza un occhio, perché ricordiamo quello che è accaduto in finale di Champions, e fa un gol e un assist. Quindi la qualità ce l'ha. Ho la sensazione che abbia giocato in pantofole il girone. Però spesso quando giochi in pantofole il girone poi non arrivi prontissimo agli ottavi, esatto, di finale. Cosa che il Portogallo nel suo girone ha dovuto invece fare. Portogallo che ai quarti, secondo Davide, affronterà... L'hai già detto, dai, l'Italia facile. Ah, un'altra volta io? Eh sì, perché... Non vorrei andare su di lei? Per me è scontata. Vabbè, anche secondo me, io mi trovo... L'Italia. Cioè, per dirti, l'Austria... Non passava neanche se... Cioè, qualsiasi altra squadra sarebbe passata. C'è chi la teme, però, insomma, no. In che senso? C'è chi la teme. No, a fine primo tempo torno a casa io. Che? Se passa l'Austria? No, a fine primo tempo con l'Austria io già torno a casa, perché non sto a casa mia.
Eccoci, eccoci. Possiamo dire un virgolettato abbiamo da parte di Davide: a fine primo tempo torno a casa io. Esatto, questo è il titolo, è sì, il titolo. Bomber, sì, sì, due sì. punti, aperte virgolette. Guarda, complimenti a Martina, prima e ultima volta che li faccio in vita mia, per il Belgio. Lei non sapeva cosa stava dicendo, ma l'ha detto, quindi noi insomma dobbiamo evidenziarlo. Dobbiamo dare merito a Martina e anche a Bomber, che giustamente in chat tende a sottolineare che il Belgio fa un solo tiro in porta in tutta la partita. E che tiro in porta? Thorgan Hazard, destro insomma, secco, quello posso che diciamo all'inizio. Poi... Posso dire, Rui Patricio non mi è piaciuto su quel tiro. Secondo me fa un passo dalla parte opposta. C'è stata deviazione. E si trova, dici deviazione, non mi è sembrato deviazione, mi è sembrato che lui avesse battezzato quel lato. Secondo me la palla che prende il giro. Io però vado comunque a memoria, viene uh-huh. vado a memoria perché comunque vedendo tutte le partite tutti i giorni, però non vorrei sbagliare, ma io sono convinto che c'è stata una deviazione. Rivedremo, perché non ricordo esattamente questo tema. Sicuramente insomma lì c'è la complicità insomma dell'elemento, quindi Belgio che evidentemente, lo dicevamo, un po' di santi in paradiso li ha avuti per questa partita qui. Vedremo se ne avrà qualcuno in meno al quarto di finale, che peraltro è una fase delle competizioni europee o internazionali comunque in generale in cui non si sono mai affrontate Belgio e Italia. L'unica volta che si sono affrontate in un non girone, che fosse di qualificazione o di fase finale, era la qualificazione ai mondiali agli europei del 72 e passò il Belgio tra andata e ritorno, pareggio all'andata, vittoria al ritorno. Per il resto solo fase a gironi, quindi questa è la prima volta che si trovano ai quarti di finale o comunque in una fase ad eliminazione diretta. E a questo punto torniamo lì. Quanto conta l'esperienza poi? Quanto conta l'esperienza? Beh, diciamo che il Belgio comunque non è che ha giocatori proprio inesperti, eh. Anche perché ha fatto la semifinale del mondiale. Quindi, se parliamo di esperienza, in questo momento loro sono lì. E pensiamo anche ai club, quindi magari club, esatto, che giocano più spesso in Champions League. Per quello League, ti dico, non penso League. Insomma gli possano mancare dei giocatori esperti, nel senso anche loro ce li hanno, sia da un punto di vista internazionale con la propria nazionale, sia da un punto di vista di club, come diceva giustamente lui. Nel senso che secondo me ce la giochiamo proprio alla pari. Al momento sarà interessante. Sì, perché ok, se noi parliamo, come dicevi te prima, a livello storico, magari la nazionale italiana sicuramente ha una storia diversa, è ok, però è pure vero che poi ci stanno le evoluzioni, no, negli sport, e ad oggi il Belgio ha dimostrato nell'ultimo periodo che comunque è una nazionale da temere, è una nazionale all'altezza della nostra. Quindi secondo me domani veramente è tosta, cioè io un pronostico non te lo saprei dire. Non te lo chiederò. Poi sinceramente se dovesse contare veramente la storia e solo la storia, sarebbe passata la Francia sulla Svizzera. E io esatto. lì volevo arrivare. È per quello che io prima dicevo, per me i numeri contano, ma fino a un certo punto. Esatto, no, perché per la tristezza, malinconia, insoddisfazione, disperazione, ecco, di miliardi di italiani, la Francia è uscita agli ottavi di finale. E come è uscita? Perché poi va detto anche questo, allora ci può stare che tu sbagli partita, perdi 2-0, la classica partita che domini e prendi due contropiedi e perdi. La Francia va sotto, rigore sbagliato a inizio, o meglio rigore parato a inizio secondo tempo, che fa tutta la differenza del mondo. Lì la mia sensazione è stata: la Svizzera è fuori. Quando tu sbagli il rigore del 2-0 contro la Francia, paghi. Non a caso in 5 minuti fanno due gol. Pogba da casa sua chiude la partita, perché ha chiuso, che tutti abbiamo pensato che avesse chiuso la partita. E poi che succede, Simone? Succede che probabilmente, io direi al popolo francese, però probabilmente la Francia si è sentita galla, se vuol dire. Ha peccato in quello che forse è il loro da sempre carattere, cioè sono presuntuosi, e questa loro presunzione probabilmente poi li ha portati a perdere una partita che, come hai detto te, praticamente era già vinta. Era, cioè, chiaramente lì non è che devi fare grandi cose, devi gestire, fine. Devi tenere aggiungo una cosa, la Svizzera riesce a riaprirla, poi segna il 3-3 che viene annullato, e lì deve suonare il campanello d'allarme per la Francia. Non suona, ne prende un altro al 90esimo, 3-3, supplementari, non succede nulla, calci di rigore,
come Baggio nel 94, beh, c'è il campione che ti sbaglia. Esatto, quello, vabbè, quello era prevedibile. È il dio del calcio. Ti dico la verità, quello era proprio prevedibile, cioè che sbagliasse proprio Mbappé. Cioè lì, quando una partita si evolve così, determinati fatti si susseguono in quella maniera, dici ok, qui manca la ciliegina, sei il finale da film, cioè Mbappé che sbaglia rigore, e così è stato. Il calcio è fatto così. Questo, nel senso... Guarda, parlando di Francia-Svizzera, abbiamo parlato dei pronostici della settimana scorsa, tu hai detto che comunque potevi immaginare, no, la Svizzera. Sento ansimare io in cuffia, quindi immagino che ci sia il bomber che non ha votato la Francia perché alla fine è stata o meglio, non ha votato la Svizzera perché alla fine è stata scelta la Francia, ma lui ci aveva detto, guarda che secondo me la Svizzera fa lo scherzetto. Ci sei, Davide? Buonasera ragazzi, ci sono. Oh, ben trovato, ben ritrovato, come stai? Tutto bene, accaldato ma tutto bene. Accaldato un po' come tutti, ma mi confermi che tu avevi predetto questo possibile passaggio della Svizzera? Allora, io tornando sul giocatore che per me era il giocatore da temere dell'europeo, era Benzema, aveva ragione Giulio. E okay. Infatti esce la Francia, esce. E, sì, sicuramente io ho detto che la Francia comunque non arrivava... non andava avanti ora con la Svizzera. Io speravo passasse perché la volevo comunque incontrare io. Visto il mio pronostico era Portogallo perché almeno avremmo battuto i campioni in carica, sì. E in semifinale mi sarebbe piaciuta la Francia per battere i campioni del mondo. Ma perché tu eri sicuro di batterle entrambe, è quello che mi preoccupa. No, io, tu sai di cosa sono sicuro io, però non voglio, perché lei sotto il giorno... No, ma io so di che cosa sei sicuro, so che sei sicuro che la finale sia Italia-Germania, ed è qui che ti voglio, perché adesso no, lo andiamo a risentire detto, poi... No, sì, però anche lì ho detto, cioè, io spero che... cioè, la mia è una speranza, no? Cioè, ma non è una speranza, bellissimo. Tu hai chiaramente detto... cioè, mi hai fatto sentire gaglioffo, possiamo dirlo, quando ho detto bello gaglioffo, che bello gaglioffo. Non lo sentivo quando, certo. Parli. Quando ho dato l'Inghilterra ai quarti di finale, non solo l'Inghilterra, in finale ho dato. Tu che cosa mi hai detto? Cioè, a Germania. La registriamo, la live, registriamo. Questa me la esatto. Noi l'abbiamo registrata. Quindi, da. Guarda, noi l'abbiamo registrata. Guarda, ti facciamo i complimenti sulla Svizzera, su Inghilterra, Germania. Insomma. Un po' meno. Ah, va bene. Se la dovete mandare in onda, mi faccio due risate anch'io, dai. Adesso la mandiamo tra poco, quando ti saluteremo, anche perché mi sono appena ricordato che mi hai battuto a FIFA la settimana scorsa, quindi direi che ti possiamo salutare praticamente subito. Ah, così, no, infatti noto che non sei un ragazzo che rosica. No, ma adesso vogliamo sapere anche i pronostici dei quarti di finale. Assolutamente. Forza. Assolutamente, andiamo avanti, Davide, prova a redimerti. Andiamo a fare i quarti di finale, adesso oggi hai... Sei in collaborazione, ma... dimmi tutto. Con risultato esatto? Con risultato esatto, cioè sentitela di meno. Se avessi azzeccata una. Semplicemente una squadra o l'altra. E poi qui abbiamo Simone Ferraris che ci dirà cosa ne pensa lui. Partiamo da Spagna-Svizzera. Vai. Io? Partiamo da Davide e poi Simone ci dice la sua. Guarda, io penso che la Spagna questa volta non se la porta da casa, però non credo che... Qui credo nella storia, quindi passa la Spagna, Simone? Anche se penso che... Anche se non ci credo dice... che sia un risultato con tanti gol, cioè nel senso non vincerà la grande la Spagna. La Svizzera gli darà filo da torcere, però sicuramente per storia do Svizzera. Spagna. Ok, vedremo come andrà. Simone, Spagna-Svizzera, sì. Ti posso chiedere dove giocano? Questa è una domanda molto interessante, te lo dico immediatamente, perché il terreno di gioco sarà, si gioca a San Pietroburgo, quindi in Russia. Quanti gradi fanno oggi? No, vabbè, d'estate il clima insomma permette di giocare tranquillamente. Sicuramente magari gli svizzeri potrebbero essere un po' più abituati, cioè? A temperature un po' più basse, però guarda, non saprei dirti perché, tornando al discorso di prima, la Spagna non mi è piaciuta per niente nel giorno di qualificazione. Okay. Mi ha impressionato nel senso che mi ha stupito nella partita con la Croazia,
La Svizzera, come ti ho detto prima, ero convinto che riuscisse a passare o comunque di strappare almeno il pareggio nei 90 minuti con la Francia, quindi è una squadra ben attrezzata che ha un buon allenatore, non perché sia laziale, ma perché è un buon allenatore, no, l'ha dimostrato. Anche quando era la Lazio lo ha dimostrato Petkovic. Esatto, e è tosta, guarda, secondo me alla fine Spagna. Alla fine Spagna, quindi siete d'accordo, anche secondo Davide è tosta, però la porta a casa la Spagna. L'Italia ce la lasciamo con calma, andiamo sulla partita sorprendente, quantomeno sulla carta, perché un quarto di finale così non si poteva immaginare, quantomeno. Repubblica Ceca contro Danimarca. Davide, chi passa? E perché proprio la Danimarca? E per me invece non passa la Danimarca. Per te non passa la Danimarca? No, per me non passa la Danimarca. E quindi passa per me la Repubblica Ceca. La favola. Sì, la favola Danimarca. Finisce qui. Ha fatto il suo ciclo. Sì. Sono parole forti. Parole dure, sì, pesanti. Non ce l'ho detto. Che quindi passa la. Non volevo essere pesante. Nel senso. Mi sentite voi? Sì, ora ti sentiamo forte e chiaro. Non volevo essere pesante, non volevo fare nessun riferimento a quello che è successo. Attenzione. No, cioè, la Danimarca. Stai tranquillo. Ti stiamo. No, che per me la Danimarca, cioè nel senso. Sì, passa il girone. Basta. Ok. Non la vedi come tra l'Austria. Le. Come l'Austria. Come l'Austria. Esatto. E non la vediamo tra le possibili semifinaliste, quindi. No, Davide non la vede tra le possibili semifinaliste, sì. Perché io personalmente ce la vedo, ma non è importante ciò che vedo io, è importante ciò che vede Simone. Simone, dici. Allora, io penso che possa vincere. Ok. Ti do questa risposta in base anche al gioco. Io ho visto giocare la Repubblica Ceca, ho visto giocare la Danimarca. È vero che la Repubblica Ceca ci ha sorpreso tutti perché è riuscita a mandare a casa l'Olanda. Però io credo nella Danimarca, ma non perché la favola la Danimarca forse l'ha già vissuta, se non erro, nel 92, sì. Quella è stata la vera favola danese. Io penso che possa passare perché ha le qualità tattiche e tecniche per passare, parliamoci chiaro, perché gioca con la Repubblica Ceca, certo. Tu mi chiedevi il quarto di finale Francia-Danimarca, non lo so, Spagna-Danimarca, non lo so, con la Repubblica Ceca, non per sottovalutare la Repubblica Ceca, ma ho visto come gioca la Repubblica Ceca. Per me la Danimarca, anche se magari uno può pensare non ha quel quid in più, il quid in più secondo me lo ritrova però in questo discorso psicologico. Ma perché poi ho visto tanto attaccamento a questa causa, insomma, del fatto di Eriksen e tutto quanto, quindi sì, secondo me da un punto di vista anche qualitativo, lo dicevi, perché manca Eriksen e tutti giustamente pensano ok, tecnicamente la Danimarca perde, sì, però non è che poi ha giocatori scarsi, nel senso, no. Che Damsgaard, che era il vice Eriksen, si è dimostrato il protagonista, il condottiero di questa nazionale. Mele dell'Atalanta sta facendo benissimo. La Danimarca, se tu ti vai a vedere le partite che ha fatto, anche l'ultima che ha vinto 4-0, sì. Ogni gol non è casuale, cioè ogni gol è costruito. Questo è il discorso, che ogni gol è costruito e non è. Quindi c'è più gioco, c'è proprio gioco. C'è anche l'ultimo gol che hanno all'inizio annullato, poi con validate, secondo me ti dico pure che comunque era fuori gioco, quindi inizialmente l'hanno fatto bene ad annullare. Se tu lo vedi è proprio anche fino all'ultimo, nonostante stessero vincendo 3-0, anche lì c'è una costruzione di gioco, cioè nel senso l'attaccante che sta già in area, invece di mettere palla giù e provare a tirare, serve il compagno magari facendo la giocata di cioè proprio tutto elaborato. È vero, questo mi fa pensare bene nei confronti della Danimarca contro la Repubblica Ceca. Vedremo, quindi in questo non siete d'accordo. Se sulla Spagna eravate d'accordo, qui secondo Davide passerà la Repubblica Ceca, secondo Simone Danimarca. E quindi però aspetta, io ti do anche l'altro pronostico, perché noi abbiamo un polpo Paul in tutto questo, assolutamente, che è Martina Procaccini, ovviamente. Per la quale passerà la Svizzera in ordine, okay. E la Repubblica Ceca su, okay. Va bene. Danimarca. Questo per onore di cronaca, sempre, no, perché giusto, poi giusto. Ci salviamo le live. Sì. Andremo a vedere. No, è bello che tu ti sia preso la responsabilità di fare le veci di Martina Procaccini. Sono qua apposta a scaldare la poltrona. Sei su quella poltrona lì che stai scaldando, immagino, per il ritorno di Martina, che prima o poi tornerà dall'aldilà.
faceva rima, l'ho chiusa così. Ma andiamo avanti con i quarti di finale. C'è Ucraina-Inghilterra, si gioca a Roma. Attenzione, l'Inghilterra ha giocato sempre a Wembley. Davide, come finisce? Inghilterra, a cui parentesi, hanno sconsigliato ai tifosi di venire a Roma, dopo che a Wembley hanno fatto 1300 contagiati, certo, nella partita Galles-Danimarca, appunto. Ok. Chiuso, aperto e chiuso. Allora io partirei, se... io giusto? Vado io. Vai, vai, sì. Davide. Sì, sì. O si paga, cioè posso... la parola dico vado. Vai, vai, vai. No, dicevo, guarda, la speranza è che l'Inghilterra non passi, però passa l'Inghilterra. Passa l'Inghilterra. Sì, però spero che con tutto il cuore che non vada più avanti, che si fermi qui. Vedremo, per questioni tue personali che non vogliamo approfondire. Che non dobbiamo approfondire. Non sì, dobbiamo, va bene. Va bene, Simone. Allora, il fatto che si giochi a Roma potrebbe aiutare più l'Ucraina. Vari motivi, ora è inutile stare qui a spiegare, ma ti dico che secondo me potrebbe aiutare sicuramente più l'Ucraina. Sheva l'ha già chiesto, eh? La? Shevchenko ha già chiesto il supporto del pubblico italiano, oltre a chiari motivi di temperatura che non sono da sottovalutare. Esatto, quindi uno l'ha già appena menzionato, nel senso che sicuramente potrebbe esserci una forte presenza di tifo ucraino rispetto a quello inglese. L'Inghilterra ha sempre giocato in Inghilterra, quindi per adesso ha sempre avuto un grosso supporto della tifoseria, che magari gli ha aiutati, sì, quando gli mancava quel quid in più, che comunque abbiamo visto non ha un gran gioco l'Inghilterra. Esatto. Compattezza sì, perché prende pochissimi gol. Se non sbaglio non ne ha subiti ancora l'Inghilterra. È una squadra un po' ibrida, nel senso, come dici te, nel senso non fa tanti gol, però manco li prende, quindi però a livello di gioco ti dico che è proprio brutta, è noiosa da vedere l'Inghilterra. Io a inizio europeo, contro tutto e tutti, prendendomi le risate di tanta gente, avevo detto che secondo me poteva arrivare tranquillamente in semifinale. Quindi diciamo, per mantenere fede a questa cosa, a prescindere da quello di che... Di bruttezza, quindi. Sì, diciamo, semifinale di bruttezza. Esatto, però a prescindere da quello che poi sarebbe potuto essere il tabellone, che non lo potevo sapere io contro chi avrebbe giocato dopo, ti dico che passa l'Inghilterra, mantengo fede a quello che avevo detto inizialmente. E l'Ucraina purtroppo, sicuramente ti dico già da adesso che secondo me ci metterà tanto cuore e lo si vedrà, però secondo me Inghilterra, anche essendo quest'anno una nazionale brutta, secondo me c'è un qualcosa in più che la porterà in semifinale. Beh, l'Inghilterra di bruttezza ma anche di compattezza, perché vi confermo il dato che vi davo prima, non ha mai preso gol in questo europeo, è l'unica squadra rimasta a non subire gol, visto che l'Italia lo ha subito dall'Austria. Però c'è stata l'unica partita in cui che poteva essere sulla falsariga di Inghilterra-Ucraina, ed era Inghilterra-Scozia nel girone. È uno 0-0 triste, praticamente un tiro in porta. Perché effettivamente, essendo compatti e costruendo poco, quando hanno un avversario di qualità che ti porta poi a giocarti quel tipo di partita, vedi la Croazia battuta nel girone, vedi la Germania battuta agli ottavi, oltre che la Repubblica Ceca battuta sempre nel girone, e allora ok, i risultati arrivano. Quando trovi un avversario che magari non ti permette di fare quel ragionamento lì, vedi la Scozia e forse l'Ucraina, qualcosa può succedere. Quindi anche qui, secondo me, o l'Inghilterra la sblocca subito in fiducia perché vuole tornare a sognare quantomeno di alzare un trofeo che manca da tantissimi anni, o se no vedremo. Io quasi mi voglio sbilanciare, che potrebbe essere un 1-1 nei 90 minuti, mm-hmm, e poi l'Inghilterra trova la vittoria nei supplementari. Non ci arriva ai rigori. Ok, vittoria che nei supplementari ha trovato l'Ucraina con la Svezia al 120esimo con Doppik. Non è semplice a dire in realtà, perché tipo sciogli lingua. Contro la Svezia, dicevamo, sì, rimasta in 10, però, peraltro proteste, esatto, sì, esatto, ecco, no, dobbiamo dire. Non era rosso per te? No, dico, è rimasta in 10, quindi diciamo che è cambiata la partita lì. E poi, okay, ragazzi, cioè, quante occasioni ha avuto la Svezia? No, ma ha preso un palo e una traversa con Forsberg, e clamorosi. E sul rimasto in 10 io volevo invece, per questo ti ho provato a fare la domanda, perché per me quello è chiaramente rosso. E anzi, le proteste sono ingiustificabili, anche perché ha rotto il crociato dell'avversario. Ecco. Europeo finito. Ma sapevo... si vedeva proprio. Ho letto oggi che il crociato è rotto, ma si vedeva in diretta il movimento del ginocchio osceno. Quindi, insomma, ragazzi, abbiamo preso tempo. Adesso, però, è tempo di
Belgio-Italia, l'ultimo quarto di finale. Ne abbiamo parlato tanto con Simone. Devo però partire da Davide, anche perché Simone prima, a microfoni spenti, no, non è vero, erano accesi, mi ha detto non faccio pronostici, e quindi io vado da Davide. Come finisce Belgio-Italia? Ride. Te ne vai sempre al primo tempo, dai, ti porta bene a questo punto. Non te lo vede mai il secondo tempo. Non lo sono visto. Calcola, una cosa bruttissima. Racconto velocemente. Un mio amico mi ha detto a mezzogiorno più o meno: gioca di Arnautovic 1-0. E io ho detto: io spero che tu stia giocando. No, giocatelo. Vado a vedere, stava a 40. Poi realmente ha fatto gol, ora l'hanno tolto, va bene, tutto a posto, fuori gioco, nettissimo. Però stavo quasi per infartare, cioè lui 10 minuti prima del gol ha detto: ma te lo sei giocato? Vabbè, faccelo conoscere st'amico. No, vabbè, la cosa bella è che ha fatto un altro pronostico, quindi dovremmo stare tranquilli. Dico Italia, proprio per questo, per il pronostico del mio amico. Ah, ok, perfetto. Sì, ma l'amico in realtà poi non l'ha azzeccato fondamentalmente, perché non ha segnato. E io dico, quindi spero che stavolta pure se sbaglia. Speriamo. Anche se io mi permetto di dire che il gol annullato poi. Sì, ma è annullato, quindi l'effettivo non conta. No, ma quello è un complotto tutto politico, doppio fuorigioco, sì. Ma è un gol annullato che fa tutta la differenza del mondo, perché la mia teoria è che lì finisce la partita. Sì, non saremmo mai passati. Finisce la partita, non è solo la tua teoria, penso. Sì. Però, insomma, questo è. Detto ciò, quindi come finisce Belgio-Italia? Passa l'Italia, confermato Davide? Sì, e per me posso dire il risultato esatto? Puoi fare quello che vuoi. Puoi anche comparire all'improvviso con il teletrasporto. No, poi puoi anche salvare la clip e insultarmi proprio poi la settimana prossima. Lo farò molto volentieri. Non è un problema. Però per me è 2-0 secco. Cioè, nel senso, non... Cioè, l'ho vista col Portogallo. Cioè, sì, ok. Lukaku, Hazard, De Bruyne, che non so neanche se gioca. Ma per me l'Italia è molto più forte, forse mentalmente, non dico tecnicamente, forse mentalmente. E ti dirò di più, il pareggio dell'Italia ha fatto bene all'Italia. Sì, su questo siamo d'accordo. Ha fatto bene all'Italia, quindi piedi per terra, e per me entreremo molto molto più forti dell'altra settimana, e per me gli facciamo veramente male. Vediamo, quindi secondo Davide finisce 2-0 col di Giaccherini e Pellè. Secondo invece Simone, come finisce questo quarto di finale? Ma te lo devo fare per forza. Me lo devi fare per forza. Prima l'ho salvato, però insomma è il momento dei pronostici. Almeno se si arriva ai 90 minuti, se si superano i 90 minuti. Sai che c'è? Che a me verrebbe da dirti che si superano i 90 minuti, perché abbiamo visto ultimamente partite che comunque sono veramente combattute. Anche partite come l'ultima dell'Italia, che mai l'avresti magari detto, no? Addirittura Davide ha detto che finiva il primo tempo la partita, e poi alla fine invece si trasformano in partite interminabili. Non lo so. Lo sai, ti dico la verità, su questo sono, mi ricordo un po' impreparato, non so dove giochiamo. Giochiamo a Monaco, in Germania, all'Allianz Arena. Però ci abbiamo anche tanti italiani lì. Quello sicuramente. Dai, io voglio dire Italia, perché altro, perché voglio continuare a tifare. Oltretutto tifo importante che abbiamo avuto anche in Inghilterra, no? Anche... Sì, assolutamente. Ma tra l'altro molti italiani sono anche in Belgio. Questo va detto. Sì, quindi... No, che l'Italia possa passare, quello sì. Non so se così largamente con due gol di scarto, come dice Davide, 2-0, non lo so, sono sincero. Però... magari fosse, insomma. No, questo ovviamente ce lo auguriamo tutti. Quindi chiudiamo. Secondo questa teoria, ecco, prima di chiedere a te, Federico, quale è il tuo pronostico. E qua vogliamo tutti un'analisi attenta. E Mattia Procaccini addirittura già dice Belgio. Cioè, Belgio va oltre. No, va oltre, perché dice non solo... allora, dice, lei non fa pronostici su Italia-Belgio. Non si pronuncia. No. Ma dice solo che se passa l'Italia, virgola, then vince il mondiale. Stiamo già al mondiale per lei, capito? Quindi se vinciamo questo Italia-Belgio, Italia campione del mondo.
capito? È un po' come il calciomercato della Roma, capito? Sì. Se a luglio a giugno prendi Mourinho, poi sei già campione d'Italia, poi quello che è il campionato. Esattamente. No, l'importante è che Martina Procaccini si prenda le responsabilità di quello che sta dicendo, verrà ampiamente querelata da tutti noi, possiamo dirlo. Cioè la chat di Twitch, secondo me quello rimane. Voleva dire europeo, perché sennò non si spiega. E voleva invece il mondiale, voleva dire diciamo l'europeo. No, è probabile. Ma lei ha un suo vocabolario complesso, effettivamente, e noi dobbiamo in realtà secondarla. Vabbè, comunque... Sì, Davide? Dimmi. No, volevo lanciare una battuta, perché Giulio ha detto ha fatto un'ottima osservazione, cioè, comunque anche la Roma vince il mondiale a giugno, certo. No, a dicembre prossimo il mondiale per club, perché vince esatto. La Champions, e non facendola ma la vince, no, e no, poi va a fare il mondiale per... No, io ho letto sul Corriere dello Sport proprio mondiale, cioè proprio il mondiale, poi Mourinho, queste cose, bellissimo. Quindi qua vedi come esce il tifoso Davide Abate, come esce. Direi una finale Italia-Roma. Sì. Italia-Roma, va bene, con questa possiamo salutare Davide Abate. In arte Davide Abate. Meno male che non gioca più Totti, sennò sarebbe stato esatto. Un problema quale maglia avrebbe indossato, se quella della nazionale o quella della Roma. No, sarebbe stato un problema. Vi faccio l'analisi, non serve boss, perché l'analisi l'abbiamo già fatta e andrei a ripetermi o comunque a ripetere ciò che hanno detto loro di condivisibile o meno, e quindi ti do risultati secchi. Per me passano Svizzera, Danimarca, Inghilterra e Italia. Quindi questo è il mio Svizzera e Spagna. Il mio pronostico. Il mio pronostico con semifinali che saranno dunque da una parte Italia-Svizzera, e sarà tutt'altra partita rispetto al girone naturalmente, e dall'altra parte Inghilterra-Danimarca, e allora sì che potrà finire la favola della Danimarca, ma ai tempi supplementari. E cioè, tu stai andando proprio avanti. Già stai proprio l'Italia passerà contro la Svizzera. La finale sarà Italia-Inghilterra. Ma qui purtroppo non me la sento proprio positiva, perché si gioca a Wembley e l'Inghilterra non vince da veramente troppi anni. Quindi non continuerà, cioè continuerà a non farlo. Però insomma, questo. Quindi ci giochiamo Inghilterra vincitrice dell'Europeo? No, io ho detto che non, no. Cioè, che non vincerà. Però insomma, ho paura. Questo sì. Ma intanto c'è un quarto di finale da giocare. E esatto. Questo, come ci insegna Martina Procaccini, sposta no, anche la prossima estate. Perché se domani batti il Belgio, la prossima estate vinci il mondiale. Questo è che poi non si gioca d'estate ma d'inverno il mondiale in Qatar 2022, lo sapevate? No. Molto bene, si scoprono cose. Non si giocano più d'inverno? Si gioca d'inverno. Ah, si gioca, si gioca d'inverno. È una roba bella che il nostro boss conosceva, e evidentemente insomma Davide. Sì, si gioca a dicembre. Davide, ci senti? Oh, sì, sempre un piacere, sempre un piacere quando non rispondi, poi quando ti sento un po' no, meno. No, perché quando parlo troppo, perché parlo troppo, quando parlo poco è perché... Ma quando mai? Quando chi ha mai detto che parli troppo? Le vie di mezzo non ne ho, quindi è così. E poi mi piace quando parlo di Federico, perché comunque guarda, forse mi hai sbagliato, cioè sbagliato canale, dovresti andare più a Zetti che ha news, è vero. Guarda, non sei il primo che me lo dice, ti prometto che ti porto con me se vado lì. Ovvio, se vuoi fare qualche spiccio sicuramente. Assolutamente. Ti ringrazio Davide, ti ringraziamo. Ciao ragazzi. E ci riaggiorniamo ovviamente nelle prossime settimane, nei prossimi anni, perché no, per parlare di calcio e non solo. Poi lo vedremo sempre sul palco di Piazza del Popolo. Soprattutto sul palco di Piazza del Popolo. Davide, vero? Sì, il 7 luglio. Abbiamo l'evento. Così facciamo. Dai, facciamo i professionisti proprio, facciamo come se non fosse mai successo nulla. Mai successo niente, esatto. No, abbiamo questo evento organizzato dalla UEFA su PES e abbiamo invitato un po' di giocatori importanti, non facciamo nomi perché non possiamo spoilerare nulla. E forse ci sarà anche Federico Marconi, perché almeno lo faccio cascare dalla balaustra e stiamo a posto. Vero, è quello l'obiettivo e io mi presterò, perché tanto poi ci sono le sfere del drago, quindi potrò tornare tra di voi. Bene, esatto, bene, queste esatto. Sono le la cultura, lo zoccolo duro della cultura della redazione di Atleta News. Grazie Davide. Io vi saluto e vi ringrazio, buona serata. Forza Roma. Abbassa la Lazio. La chiusura, bene, ciao Davide. Ciao ragazzi. Va bene, è andata così. Mi pare di capire che si sia creato un 2-2 comunque, è molto, molto simpatico tra me, Giulio, Simone e il buon Davide.
Simone, io a questo punto ringrazierei anche te per le tante chicche che ci hai regalato oggi. E vediamo, io mi auguro che, insomma, il tuo pronostico soprattutto sull'Italia si realizzi e vedremo. Io voglio fare un ultimo pronostico a questo punto, perché è l'altro argomento che un po' ha animato la settimana. E l'Italia si inginocchia, non si inginocchia? Guarda che si dovrebbe inginocchiare, non si dovrebbe... argomento qui adesso. Vai Federico Marconi, fai uscire il tuo democristianesimo. No, io dico una cosa molto semplice, poi non so come la pensa Simone, non so come la pensi tu, però per me obbligare una squadra a inginocchiarsi per dimostrare la sensibilizzazione al razzismo è una buffonata. Una buffonata. E mi posso aggiungere qui, soprattutto se la squadra è composta da 11 uomini bianchi? Posso aggiungerlo anche. È un'ulteriore buffonata, cioè, secondo me. Ma ci sono tanti modi per dimostrarlo, tantissimi. Non far inginocchiare una squadra per forza di cose, perché stai ostentando, stai strumentalizzando su qualcosa che in realtà è una roba sensibilissima. E soprattutto è un po' come l'omofobia. Più se ne parla, e io sono un po' controcorrente in questo, perché si dice no, se fai finta che non esiste, poi in realtà c'è, quindi non puoi far finta che non esista. C'è, ok? Ma tu più la tratti come cosa diversa, più resta cosa diversa. Mi spiego meglio. Non ti devi inginocchiare per risolvere il problema del razzismo, perché stai facendo un qualcosa di particolare, dimostrando che parli di qualcosa di particolare. Quindi ne dai maggior risonanza. Ne dai maggior risonanza. Ci strumentalizzi sopra, non va bene. Tu affronti il problema, è chiaro che sia complicato, ci vorranno anni, come ci sono voluti secoli. Però è anche vero che lo sport è fatto anche di simboli, no? Perché altrimenti che senso avrebbe la fascia nera al però braccio? Però ti dico la verità, io sposo molto invece l'idea e la filosofia di Federico. La penso come lui, penso anche che poi, vuoi non vuoi, queste cose sfociano in tutt'altro, quindi comincia a diventare troppo un discorso politico. E è sport, cioè perché dobbiamo mischiare anche lo sport con la politica? Ma l'errore che mi sento di dire, che secondo me può fare la nazione italiana, è quella di, e spero che non lo faccia, di peccare di incoerenza, nel senso che io ho letto sui giornali che hanno dichiarato l'altra volta non ci siamo inginocchiati, però perché neanche loro, se il Belgio dovesse inginocchiarsi allora lo facciamo anche noi. Allora io penso, perdonatemi se lo dico, che la trovo una risposta un po' manco da scuola elementare. Vabbè, se lo fa lui lo faccio anch'io, se no sì, non dire quello niente. Esattamente. Se tu pensi che non serve inginocchiarsi per i vari motivi, tra cui quello che magari ha detto Federico, che penso anch'io, perché non serve fare un gesto di dimostrazione come se trattassi il problema come una cosa speciale. Allora a quel punto devi mostrare coerenza fino in fondo e non ti inginocchi nessuna partita, no? Perché siccome al Belgio si inginocchia, allora molto improvvisamente invece ti inginocchi. In quello io spero che l'Italia invece possa mantenere coerenza e non inginocchiarsi anche questa volta. Quello sicuramente è stata una figura barbina. Esatto. Tanti hanno ipotizzato che i responsabili della comunicazione della nazionale italiana siano in qualche modo gli stessi della nazionale italiana cantanti. Ah, ecco. Perché i gap sono apparsi abbastanza simili. Però no, cioè il concetto secondo me è uno anche fondamentale. Il razzismo esiste, il razzismo nel calcio esiste ed è un problema che non è del calcio. Esatto, ma come esiste nel mondo, della vita quotidiana. Però è un problema della nostra società e sicuramente il calcio, facendo parte della nostra società, deve affrontarlo. Può aiutare a sensibilizzare, sicuramente. Sensibilizzare. Ma non penso che un giocatore in ginocchio, che, scusate se mi permetto, però non penso che... Insomma, no, anche perché conta chi si inginocchia, no? È una questione, oltretutto, da che cosa parte il... E qua poi chiudiamo, però giusto perché avete fatto il vostro, faccio anche... No, hai ragione. Partiva dalle proteste di giocatori americani durante l'inno, mentre veniva cantato e suonato l'inno americano, uh-huh. E quindi i giocatori di colore e quelli bianchi in solidarietà si inginocchiavano all'inno, e perché era... per dimostrare che proprio è l'America essere razzista, no? Quindi da lì è con tutto il movimento quella che nasce, torniamo lì, la questione però è che questo è un europeo di calcio, va bene la solidarietà se si sposa una causa, l'importante è che non si scada nel puro atto mediatico.
ecco, infatti guarda, mediatica per, Mattia, per Mattia però sì, vuole intervenire. Vuole intervenire Mattia, attenzione. Quando Mattia vuole intervenire Mattia, lo sai che io vorrei solo dire che secondo me è giusto che un giocatore usi la piattaforma che si è creato per promuovere i suoi ideali e tutto quanto. Diventa sbagliato quando noi, opinione pubblica, decidiamo quello che quei giocatori devono o non devono fare. Si inginocchia, non si inginocchia. Loro fanno quello che vogliono. Fine. Esatto, che poi era la natura stessa dell'origine della e manifestazione. Questo, esatto. Tutto qua. E in questo la cosa più corretta è che veramente, come ho visto contro il Galles, per esempio, chi si sente di inginocchiarsi perché lo reputa giusto lo fa, chi non se la sente non si inginocchia, perché nasce così. Nasce come ci inginocchiamo, poi dopo un po' comincia a diventare un obbligo praticamente, che se non lo fai sei razzista. E quindi c'è chi dice no, non mi sta bene questo, io non mi inginocchio. Per una serie di motivi non mi inginocchio. E quindi anche lì si strumentalizza, perché quello che parte come un bel gesto, se poi tu obblighi qualcuno a farlo, non ha mai risvolti positivi. E in questo caso sono perfettamente d'accordo con Mattia, perfettamente. Detto questo, siamo in chiusura. Caro boss, è stata una puntata ricca e profonda sotto molti punti di vista, perché c'è stato del sano cazzeggio che noi amiamo naturalmente, ma certo, anche del sano punto nella parte finale della puntata. Ringraziamo ancora Simone Ferraris. Grazie Simone, grazie a voi, sempre un piacere. E grazie al boss che si è reinventato in quel di Martina Procaccini. Grazie a Martina per avermi concesso, lasciato il posto. Posso dire che per una sera, in quel posto sei anche più carino esteticamente rispetto a Martina. Possiamo rispetto a Martina, rispetto al solito. No, però cioè vabbè, tu mi accontento del paragone con Martina. Esatto, vabbè. Se ti fossi presentato come Martina Procaccini, avrei detto sei migliorata. È così proprio. Posso dire una cosa? Anche due? Che fu da caso l'Italia non dovesse passare, sappiate che per scaramanzia dovevamo fare una partita, non l'abbiamo fatta, è quindi vero, la colpa sarà vostra che non abbiamo fatto la partita come l'altra volta. È vero. Ci tengo a dirlo perché sennò poi ci siamo dilungati su hai ragione, va bene. Quindi tutta l'Italia saprà che la colpa è vostra. Colpa nostra, colpa di Federico Marconi, ovviamente. Questo va detto con grande chiarezza. Grazie per averci seguito, vi ricordo di seguirci sui nostri social, vi ricordo che l'appuntamento è alla prossima settimana con l'Atlet Talk, ma ovviamente siamo in diretta più volte e appunto seguiteci sui social per rimanere aggiornati su tutto. Grazie alla regia, soprattutto ai produttori, al buon Mattia che tutto sa e tutto tocca e tutto vede anche. Grazie ad Atleta Sport News qui, grazie a Nicolò, grazie alla maglia d'insegne, insomma grazie, Graziella, e buona serata a tutti, ciao! Grazie per averci seguito, se ti è piaciuto quello che hai visto lascia un mi piace al video e iscriviti al canale, seguici anche su Twitch, Instagram e Facebook, i link li trovi in descrizione. Ciao, a presto!